Sbatti la palla al volo, come ti ha imparato tanto tempo fa. Quando giocavi invece di andare a scuola, quanti sgridi ti prendevi da papà. Perché sognavi un giorno che avresti stato nell'Italia convocato. Adesso tutti sono con te, ma ci devi dimostrare che siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici, e non potimo perdere, e fa pure merda, perché noi siamo bravissimi e super pagatissimi, e se finiamo nel baratro la colpa è solo dell'arbitro. Pronto, Luciano bello, perché non ti stai impegnando più? Questi ci stanno rovinando il mondiale, questi qua, dico qualcosa. Cornuti, siamo vittime dell'arbitrarietà. A noi contraria, ecco che noi cerchiamo di difenderci da queste inequità. Così palese, grande Luciano Moggi, dacci tanti orologi agli arbitri internazionali, sino con cazzo che vinciamo i mondiali. Siamo una squadra furbissimi, fatta di gente drittissimi, e non potimo perdere, e fa pure merda, perché noi siamo bravissimi e super pagatissimi, e se qualcuno ci ostacola ce lo diciamo alla cupola. Comincia da bambino,
una vita da mediano a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da mediano con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi. Sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai lì. Una vita da mediano, da chi segna sempre poco, che pallone devi darlo a chi finalizza il gioco. Una vita da mediano, che natura non ti ha dato, ma lo spunto della punta né del dieci, che peccato. Lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai. Finché ce n'hai, stai lì. Da mediano, da uno che si brucia presto, perché quando hai dato troppo devi andare a fare posto. Una vita da mediano, lavorando come Oriali. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Mino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, di giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare, ed il portiere lo fece passare. Mino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore.